Credo che insomma il 3-5-2, magari dietro siamo più coperti, però io non credo che neanche con la partita col Gubbio sono state due nostre disattenzioni o errori, chiamiamoli come vogliamo, però secondo me anche domenica contro il Gubbio abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo giocato di fare il nostro gioco, poi ripeto abbiamo sbagliato magari su errori personali, però ripeto non è anche questione di modo, perché secondo me siamo una squadra che corre tanto, che comunque siamo sempre messi bene in campo, quindi sono messi. Però ripeto, il 3-5-2 magari ci sta dando più certezza in questo momento. Per come siete strutturati e per caratteristiche vostre, fate più fatica quando dovete, fare la partita in un certo senso rispetto a quando invece potete aspettare e magari provare a ripartire. Magari, forse anche, forse sì, perché magari c'è dei giocatori che comunque prendono palla, magari sono bravi nelle ripartenze, rubiamo palla e siamo veloci nel ripartire. Però io credo che comunque nelle ultime 2 o 3 partite stiamo facendo anche discretamente anche a livello come muoviamo la palla, cerchiamo sempre di giocare magari la palla tra le linee, quindi secondo me siamo un'ottima squadra, non dobbiamo vedere sempre tutto nero e cercare di andare avanti su questa strada qua. Sappiamo che qui a Teramo è un derby, quindi si sente tantissimo. Anche noi comunque lo sentiamo, cioè dobbiamo dare la soddisfazione ai nostri tifosi che anche domenica sono venuti lì su Arenate e ci stanno seguendo con ottima affluenza. Quindi ripeto, dobbiamo dare speriamo una gioia ai nostri tifosi. Senti, anche l'anno scorso, soprattutto nella parte finale di rincorsa alla salvezza, insomma, si andava avanti con molti pareggi. Cosa vi dà rispetto appunto all'anno scorso invece maggior fiducia quest'anno, al di là dei risultati? Guarda, io come ho sempre detto, secondo me non dobbiamo più fare paragoni allo scorso anno, perché lo scorso anno è stato un anno particolare e brutto, che secondo me dobbiamo cercare di eliminarlo più in fretta possibile. Vedo, quest'anno siamo cioè siamo un'altra squadra, siamo comunque tanti giocatori nuovi e comunque hanno tutti voglia di farsi vedere, di far bene. Quindi ripeto, secondo me dobbiamo solo lavorare, lavorare, lavorare e poi i risultati secondo me alla lunga arrivano.